Sono particolarmente orgogliosa e onorata di essere stata nominata presidente del CNR. Sono anche felice, ovviamente, di essere la prima donna a ricoprire questo ruolo così prestigioso e anche così impegnativo. E una cosa che mi fa particolarmente piacere è essere stata nominata dalla ministra Messa, prima di tutto perché stimo la ministra Messa e poi perché è una donna che nomina una donna. È un bell'evento, è un simbolo dell'empowerment femminile e di quello che anche le ragazze possono ottenere come modello nella loro carriera. Il CNR è il più grande ente di ricerca pubblico italiano, è veramente una risorsa incredibile per questo paese e confido nelle ricercatrici, nei ricercatori che mi sapranno anche aiutare, vorrò ascoltarli per capire quali strategie elaborare per il futuro di questo ente e di tutta Italia. Ovviamente pensando anche ad uscire da questa crisi della pandemia. Se una cosa abbiamo imparato in questa crisi è proprio che la scienza, per esempio i vaccini, sono la salvezza e possono rappresentare uno strumento importante per uscire dalla crisi. Quindi, insomma, auguro come sempre buon lavoro a tutti e spero di essere un primus inter pares in mezzo alle ricercatrici e ai ricercatori italiani.